Diamo il benvenuto a Michele Quinto, co-branch manager retail sales director per Frank Interpreter, a quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019, come è iniziato, e in seconda analisi, dato che siamo al Salone del Risparmio, dove il tema principale quest'anno è quello della sostenibilità, volevo capire da lei come viene interpretata dalla vostra realtà. Buongiorno a tutti, innanzitutto. L'anno è iniziato molto bene, sicuramente meglio di come era finito l'anno scorso. Noi già a gennaio abbiamo dato un'indicazione precisa ai nostri investitori, ci sembrava che il mercato avesse scontato eccessivamente un po' le paure che arrivavano da diversi fronti a livello globale. Ci siamo concentrati soprattutto sui mercati emergenti dall'inizio dell'anno, cercando di far capire ai clienti che era importante ripartire da lì, sia come esposizione azionaria, di iniziare anche ad allargare sul fronte obbligazionario i portafogli dei clienti, e devo dire in questi primi tre mesi i risultati ci hanno dato ragione. È un tema questo un pochettino più di lungo periodo, un tema prospettico, però è una delle cose più interessanti che stiamo discutendo anche qui al Salone. Per quanto riguarda la sostenibilità, in generale la società Franklin Templeton è impegnata come altre società nel tema ESG, soprattutto a livello di integrazione nei processi di investimento, cioè stiamo cercando di permeare i nostri processi decisionali con dei fattori ESG. Questo ci consente di migliorare la nostra analisi, di renderla complementare rispetto alle tematiche ESG. In particolare, forse se c'è una cosa che ci differenzia particolarmente rispetto agli altri competitor è il tema degli ESG nei fondi obbligazionari, in tutto ciò che noi chiamiamo il mondo global macro, che è uno dei dipartimenti gestionali più importanti che abbiamo. Lì da qualche trimestre è partito un progetto di Franklin Templeton, abbiamo creato degli indicatori proprietari, un global macro ESG. Questi indicatori hanno una particolarità, si rivolgono agli stati sovrani, quindi siamo una delle poche società che valutano gli stati sovrani da un punto di vista di questi fattori. Lo facciamo sia da un punto di vista di una sorta di fotografia che va a analizzare quindi l'impatto ambientale in un certo paese, tutto ciò che sono i fattori sociali e la governance, ma la cosa ancora più importante è che facciamo delle analisi prospettiche, quindi cerchiamo di capire chi tra questi paesi migliorerà sul fronte ESG, e questo dovrebbe avere poi dei riflessi finanziari che andiamo poi a sfruttare quando prendiamo delle decisioni di investimento nei portafogli.